Nella suggestiva Basilica della Madonna Addolorata di Castelpetroso, in provincia di Isernia, ha fatto il suo ingresso ufficiale Monsignor Biagio Colaianni, arcivescovo di Campobasso Boiano. Il passaggio di consegne tra Monsignor Giancarlo Bregantini e il nuovo vescovo si è simbolicamente consumato con la consegna del pastorale. Bergantini lascia a Colaianni una preziosa responsabilità. Grande gioia, perché è una figura che veramente che sa reggere bene l'aspetto umano, spirituale e anche operativo, e farà tesoro di tutto quello che ha vissuto con voi e lo donerà a noi, perciò un grazie. Nel suo ingresso in diocesi, Monsignor Colaianni è stato accompagnato da una ricca presenza di fedeli provenienti da Matera. E noi stiamo vivendo anche un momento particolare di grazia come Chiesa di Matera Irsina, perché nel giro di pochi anni è il secondo vescovo che consegniamo ad altre chiese, per cui non possiamo che essere contenti e non possiamo che essere gioiosi. Poi gli affetti, i legami, quelli restano sempre, anche se ci mancheranno sotto tanti aspetti, però voglio dire, è un'occasione ancora migliore che abbiamo per venire nel Molise a trovare anche Don Biagio. Siamo venuti tutti qui proprio per accompagnare Don Biagio, ma soprattutto per accompagnarlo con la nostra preghiera. Il calore della diocesi che l'ho accolto è un calore che tutti quanti insieme abbiamo avvertito in questa solenne celebrazione, in questo bellissimo santuario dedicato alla Madonna. Non possiamo che augurare veramente al nuovo pastore di questa chiesa di essere guidato sempre dallo Spirito Santo e così anche infondere nel cuore dei tanti il desiderio di ricercare Dio e soprattutto la speranza, quella speranza che non delude, che porta tutti ogni volta a riconoscersi amati da Dio e fatti soprattutto per amare. Questo credo che sia stato il grande messaggio che lui oggi ha lasciato alla sua nuova comunità, alla sua nuova arcidiocesi, ma anche a noi che abbiamo qui, lo abbiamo accompagnato con gioia. Palpabile l'emozione di Don Biagio Colaianni che al termine della celebrazione trasmessa in diretta da TRM Network ha voluto salutare con affetto la città di Matera. La presenza di Teleradio M mi fa sentire più a casa. Vi ringrazio perché siete qui e mi date la possibilità di avvicinarmi a tutti i materani. Tantissimi volevano venire, ma c'è sempre il problema dello spazio. So di essere nel cuore dei materani come loro sono nel mio cuore,